Ciao a tutti ragazzi, come va? Come sempre qui agonista, benvenuti in un nuovo video di Pokémon Go e oggi come a titolo andiamo a giocare in Lega Mega Fiori con una squadra un pochino spicy, ma prima di tutto per tutti i nuovi vi ricordo che abbiamo un gruppo Telegram in cui parliamo di lotte Go e appunto ti aiutiamo a buildare un team, puoi condividere il tuo codice amicizia e fare ride con noi, ovviamente puoi flexare i tuoi shiny. Tutto questo lo puoi fare anche secondo me in modo migliore su Discord, dove ci sono canali appositi per guardare le squadre, puoi condividere il tuo codice amico in un canale amicizia apposito in cui anche io ogni tanto vado ad aggiungere gente e ovviamente si può discutere delle lotte Go. Vi ricordo inoltre che se volete informazioni più veloci che nei video ho un canale Instagram e ovviamente se volete video divertenti ho anche un TikTok in cui rebloggo anche situazioni in live che ci hanno fatto spezzare. Infatti vi ricordo anche che vado in live quasi tutte le sere, fiori, venitemi a trovare circa sulle 9. Comunque questa qui sono in vacanza, c'è un po' di casino, ma check it out la programmazione che venite a vedere un giocatore di Pokémon Go in live che vi dà consigli. Detto questo ragazzi, andiamo un po' a vedere la squadra e poi parliamo un attimo della strategia, andiamo a vedere come si comporta. Allora, il nostro leader sarà un bellissimo Trevenant, la squadra è un doppio erba come avete visto da copertina. Eccoci qua, il nostro tronchetto, l'ho mangiato, trovate anche voi il tronchi. Ombratigli, semebomba e palla ombra come moveset per una valutazione di 10-13-13. Lo so, non è il top, però era uno di quelli che avevo... evoluzione gratuita da scambio, quindi va benissimo. Nella backline avremo il nostro Stunfisk che ci aiuterà a coprire ovviamente tutti i volanti che ci arriveranno addosso. Eccolo qui, colpo di fango, frane e terremoto come moveset per una valutazione di 15-14-12. Il primo che ho buildato non è super top, ma sto aspettando un combo le statistiche anche di questo. E poi abbiamo lui, gli avete dato il nome voi live, eccolo qua. Frustata, Radicalbur e Fango Bomba, un bellissimo Venusaur, raga, mi piace tantissimo, è un 3-15-14, quindi lui molto buono. Bisognerà stare molto attenti ai Talonflame e molto attenti ai Marowak per questo team, ma nella maggior parte dei casi attenti ai fuoco perché entra in danno normale anche su Stampis, quindi potrebbe essere problematica la cosa. La cosa più pro è ovviamente non far vedere l'erba ai nostri opponent o cercare di gestirsela al top, perché sicuramente non si aspettano un doppio erba nel team, cosa che viene solitamente giocata in doppio acqua. Noi giocheremo in doppio erba, vediamo un po' quanto spicy sarà la situazione. A tra poco, subito dopo la sigla. Yo! Ed eccoci qua, siamo contro Sepp Lucas Vaz, let's go, siamo con il nostro Trevenant, incontriamo subito un Marowak, tra l'altro ombra, abbiamo molta paura di palla ombra, sottetro, tutto quello che ci può lanciare lui, entriamo subito con un palla ombra, magari lui pensa sia un bait, quindi entriamo super efficace, boom baby, se vuoi altri trucchetti per le strategie, insomma, base di Pokémon Go, vai su questo video qua, consigli in pillole, fiori, molto interessante. Qui ragazzi entra un Azumarill, questo ci fa capire che dietro lui non penso abbia una situazione molto consona a sfidare il nostro Trevenant, ma noi decidiamo comunque di far andare giù il nostro Trevenant in favore di Venusaur, che poi può andare a holdare la situazione, dato che avremo due Pokémon in vantaggio. Infatti lui entra come Diciamo, qui la situazione si complica ovviamente per noi, perché con Psichico ci può andare super efficace, ovviamente un lotta non lo possiamo gestire con Stunfisk. Decido dunque di rimanere dentro con Venusaur, sapendo che Azumarill ha già subito un bel po' di danni e con Terremoto di Stunfisk più o meno dovremmo riuscire a portarlo giù. In più ha tirato Gialloraggio, solitamente viene giocato con Carinerie, Gialloraggio, Carinerie e Idropompa, quindi sono già un po' più safe nella situazione di giocare con il mio Venusaur la situazione. Lui giustamente scuda due volte, io decido di entrare con Stunfisk per vedere se riuscivo a incassare magari uno Psichico che poteva appunto portarmi giù. Qui raga lo metto a dura prova perché con Terremoto lo buttiamo giù e adesso abbiamo ancora uno shield di vantaggio che ci permetterà di proteggerci da Gialloraggio anche se li farma. Infatti folda! Ah, messi scacco matto fioi, let's go! Ok, 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 prossimo match, siamo contro Warren, nuovamente una lead non troppo buona perché ovviamente lui con Gelo Lancia ci entra in super efficace, quindi vediamo se riusciamo a girarci la lead. Cacchio, ci stanno veramente le lead pessime. Entriamo subito con Sole Bomba, sappiamo anche più o meno che non possiamo neanche scappare perché se entrassimo con Stunfisk ragazzi lui ovviamente scapperebbe con Warren, quindi diciamo che è stato un mandare giù Trevenant quasi obbligato per non fargli vedere che abbiamo un doppio erba, se no avrebbe preservato questo Warren fino alla fine.
fortunatamente lo tira giù. Secondo me qui appunto questo switch mi ha fatto errorare, nel senso che ho switchato per incassare terremoto, ma mi sono instalocato in un match contro, contro un altare. Questo match molto probabilmente lo andremo a perdere, adesso non mi ricordo, però andiamo a vedere. E questo era quello di cui parlavo prima, cioè di non far vedere tutti i Pokémon erba subito al nostro opponent, perché adesso lui ha una strategia di attacco molto interessante e può darci veramente fastidio. Ho due shield, qui decido addirittura di overfarmare, ha detto è l'unica mia possibilità è overfarmare, mi sa che non riusciamo nemmeno a vedere sull'ultimo Pokémon, adesso stiamo un attimo a capire. Purtroppo qua appunto capisco che mi sta facendo troppi danni, che sia forza lunare o area attacco, perché dopo abbiamo due Pokémon dietro, uno carico di energia, quindi insomma la situazione non è delle migliori. Lui addirittura ha ancora uno shield, quindi sprecheremo tutti gli shield probabilmente su questo Warrain. Io fossi lui appunto non scuderei, così da portarmi veramente in vantaggio. Vediamo il suo ultimo Pokémon, riusciamo a vederlo, è un Medicham. GG per il nostro opponent, Medicham tranquillamente holdabile dai nostri due erba nel back, però così lui li ha visti, si è preparato la situazione, giustamente se l'ha apparecchiato molto bene, direi. Andiamo a vedere il prossimo match, siamo contro Charlie B100, entriamo contro un Talonflame, quindi nuovamente una lead svantaggiosa, ragazzi. Qui appunto ho cercato di portarvi un episodio in cui mettiamo in difficoltà questo team, perché se parte bene, ragazzi, comunque va sempre bene. Palla ombra, raga, nuovamente, perché non shieldano. Purtroppo lui shielda, giustamente, evidentemente gli era già successo di far venire quasi shottato il suo Talonflame. Io decido di far andare giù il mio Trevenant nuovamente in favore di Stunfisk, anche perché gli abbiamo preso uno scudo. Qui ovviamente ho un nitrocarica, devo coprire il mio Stunfisk perché entra in nano normale con nitrocarica doppio. Ora ragazzi, il problema è che è entrata anche un Trevenant, quindi qua vediamo una situazione non top per noi, ma come stiamo giocando da prima sono non top, quindi va benissimo. Vediamo se riusciamo a portarci a casa la situazione. Io vi invito a rimanere qua nelle lotte perché sono veramente grandi. Questo team, ragazzi, mi ha fatto fare un sacco di win, per quanto sembra che andiamo a perdere, raga, qua abbiamo fatto una place incredibile, anche perché ci siamo portati veramente in vantaggio. Ora vediamo sull'ultimo Pokémon, perché secondo me, anche se shielda, riusciremo ad arrivare a Fango Bomba prima di lui, prima del suo nitrocarica, quindi ovviamente, boom baby! Riusciamo addirittura prima che entri sul nitrocarica, quindi abbiamo anche uno shield di vantaggio. Mamma mia, ragazzi, dietro c'è uno Swampert e questo ci fa fare un bel GG e un fold. Quindi abbiamo un fold, una loss e un fold del nostro opponent. Che ovviamente, raga, Swampert se ne vedono tantissimi in Lega Mega. Qua abbiamo uno switch dello switch, mi sa. Scusatemi, ma mi stavo pigliando bene a raccontarvi appunto che Swampert era molto utilizzato. Io penso che sia uno switch sullo switch, se no non avevo mai switchato la Trevenant in Stunfisk se il primo era Registeel, almeno credo. Comunque lui decide di non shieldare, cioè di non scappare, e si prende un terremoto in face. Fioi ci porta veramente in vantaggio la situazione. Andiamo avanti. Un idrocannone che cerca di tirarci giù, ma noi ovviamente entriamo con un altro terremoto che secondo me entra, tra l'altro. Boom, baby! Mamma mia, questo Stunfisk cosa non ha fatto in questo episodio? Mamma mia! Anche Stunfisk veramente si diletta molto bene a fare la safe swap K. Adesso, ragazzi, ovviamente io entro con Trevenant. Perché sono entrato con Trevenant? Ve lo spiego subito. Perché se lui entrava con terremoto, mi entrava in danno normale su Venusaur, facendomi molto male. Invece facendo così, anche se fosse entrato con terremoto, raga, non mi avrebbe fatto un tubo sul mio Trevenant, sarebbe entrato in non molto efficace. In più siamo riusciti a riallineare uno Scrafty al nostro Venusaur, qui ci siamo portati a casa il match praticamente. Io, raga, qui addirittura ho rischiato che questo potesse essere un ripicca e di perdere il match, ma per flexare, fio, per voi. Visto che so che vi piace, raga, un po' di spicy wave. Qui, ragazzi, facciamo andare giù il nostro Venusaur, che ormai è inefficace, e abbiamo un altro fold, fioi. Fold, lost, fold, fold. Vediamo se il prossimo match riusciamo a portarci a casa. E direi che il team è da provare. Abbastanza spicy, soprattutto all'inizio, vi può portare a divertirvi molto. Attenzione, ovviamente, ai Talonflame. Ok, Venusaur contro Trevenant. Finalmente abbiamo una lead abbastanza vantaggiosa per noi, perché lui non può entrarci in danni molto efficaci, può entrarci al massimo in danno normale con Fango Bomba. Noi entriamo subito con Palla Ombra. Non abbiamo paura degli shield, non aveva senso fare dei bait. Boom baby! Ci portiamo subito giù il suo Venusaur. Lui decide di entrare con Sableye. Ottima place. Ricordiamo che Sableye è equipaggiato solitamente con Ritorno, perché vedete che sbarluccica. Quindi la nostra prossima scelta sarà ovviamente Stunfisk, perché lui con Ripicca
si fa dei danni normali, non a ritorno, che diciamo è la mossa che crea vantaggio a Sableye, perché non c'entra mai con ritorno in non molto efficace, e dunque possiamo avere un allineamento interessante. Da vedere un attimo chi che cosa ha dietro lo zio, perché insomma Venus avrebbe avuto comunque dei matchup abbastanza buoni qua, e io ho paura di un fuoco nel back. Stiamo un attimo a vedere, raga, e tra l'altro sto lavorando con Silly in Pillow, in cui andiamo a fare le strategie. Mamma mia, siamo entrati qua con questo Stunfisk, mamma mia, di strategie avanzate per le lotte go. E qua, ragazzi, entra uno Stunfisk di Galar, e il mio problema è che, raga, come avete visto, mi ha laggato. Comunque non mi faceva hittare lo schermo, probabilmente il telefono ormai è andato fuori da quanto nerdiamo, e non mi ha fatto hittare la wave. Fortunatamente non c'è un fuoco nel back, riusciamo a portarci a casa tranquillamente anche questo match, come vedete. Let's go! Dai, è così, raga. Tanto abbiamo due shield, fratello, cosa vuoi fare? Potremmo anche decidere di incassare questo... Di nuovo, ragazzi! Qua, raga, mi ricordo che ero in live e mi sto vedendo, mi ero arrabbiato tantissimo, perché ho detto, abbiamo perso perché non è andato il tapping. Invece, raga, il nostro Venusaur con delle statistiche top, brutut, suaga la situa e ci fa portare a casa un match che pensavo perso in live. Quindi abbiamo 4 vittorie, un fold, cioè con 3 fold, quindi molto buono, raga. Io direi di andare a vedere cosa abbiamo preso, perché penso da copertina fiori avete visto. E niente, io vi invito, ragazzi, ovviamente nei commenti a farci sapere con che squadra magari inizierete la nuova season, o comunque con cui vi state divertendo in tutte le leghe. Qui abbiamo preso un Absol Shiny, raga, mica poco. Per chi mi segue su TikTok forse ha visto delle clip, e oppure ne vedrà delle altre, ragazzi, perché veramente facciamo il panico in live. Io come sempre, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio per tutto il supporto che mi date, che lasciando un semplice like o un commento. Ci vediamo ad un prossimo video a breve, ovviamente dal 22 agosto ci rivediamo ovviamente con tutte le live del caso. Dai, let's go, fiori! Wow!